cambia siamo noi. Madre Terra per gli indiani è ciò che ci ospita, la madre che ci dà da vivere. Quello che io ho imparato nella mia vita è che la vita è fatta delle cose a cui tu dai importanza. Una cosa che dico spesso a mia figlia, che diventa un po' il nostro motto, è: non esistono problemi, esistono solo soluzioni. Quindi sono convinto del fatto che la nostra realtà è determinata da come noi vediamo tutto ciò che c'è intorno a noi. Cerco di dare un piccolo contributo che facciano riflettere su questa cosa qua. L'universo è in qualche modo, devi accettare l'esistenza del male, ma devi concentrarti, secondo me, sul bene e sul fatto che il male continua ad esistere sempre. Tu non potrai modificarlo, ma puoi dare però forza alla soluzione, alla luce, al bene. E questa è una cosa che possiamo fare tutti i giorni. Faccio questo mestiere da, ormai posso dire quasi una vita, perché dal 94 che ho iniziato a occuparmi di foto, poi montaggio, riprese e via dicendo. Intorno al 2005-2006 ho cominciato a scoprire l'amore per i documentari e per tutto quello che i documentari rappresentavano, quindi un'altra visione del mondo. E quindi ho iniziato, la prima cosa che ho fatto è stato produrre un documentario su Neruda e poi una cosa sul subcomandante Marcos, e quindi da lì ho cominciato a interessarmi di documentari sociali. E dopo quello ho fatto invece il film sull'11 settembre. Nel 2011 papà ha lasciato il corpo e questa cosa qua mi ha dato il via a voler cominciare un nuovo percorso. E quindi quale miglior scusa se non fare un percorso attraverso il mio mestiere? E quindi era il modo migliore per rientrare con tutta anima e corpo in questo percorso che poi è diventato un altro mondo. L'altro mondo è un film che cerca di raccontare come oggi scienze diverse tra loro parlino la stessa lingua o hanno comunque lo stesso obiettivo, questo, che è questo senso d'unione. E quindi ho cercato di fare un film che raccontasse, senza approfondire, il passaggio tra fisica quantistica e popoli nativi, quindi nello specifico dei nativi d'America e della Mesoamerica, e filosofia. Film che mi ha dato una incredibile soddisfazione, perché poi la cosa bella del mio mestiere è che a un certo punto ti rendi conto che tu fai una cosa per te e poi ti rendi conto che questa cosa che hai fatto per te in realtà ha fatto benissimo un sacco di gente. E ancora mi arrivano, dopo 5 anni dall'uscita del film, mail di persone a cui un semplice film di un'ora ha cambiato totalmente la vita. L'idea di autodistribuirmi è nata per 2 motivi sostanzialmente. Il primo era perché i film precedenti a Un altro mondo in parte non mi sono stati pagati dai distributori, dagli editori e da tutta una serie di cose. Quando è uscito Un altro mondo ho pensato: questa volta voglio fare qualcosa di diverso. Io sono convinto che quello che raccontiamo in Un altro mondo sia vero, cioè che le persone stanno passando un momento di grande risveglio delle coscienze, quindi sono molto pronte e attente ad affrontare certe tematiche. E se è vero questo, secondo me era anche vero che se avessi messo il film a disposizione delle persone, quindi avessi reso il pubblico in qualche modo protagonista della possibile vita del film, il film forse avrebbe avuto una vita diversa. E quindi ho detto no, io credo che oggi la gente sia pronta a fare qualcosa per cambiare le cose. E quella è stata una scommessa vinta, perché abbiamo dato il film in mano a chiunque lo volesse distribuire, e quindi le persone andavano a bussare al cinema del quartiere o del paese o a festival di cinema, festival estivi, insomma tutti i modi che esistono per riuscire a proiettare i film. E così facendo Un altro mondo è diventato uno dei film più distribuiti in Italia, ma tutto con un rapporto diretto tra noi e le persone, e questo secondo me è bellissimo. Una delle cose che mi ha pur sorpreso andando a queste numerosissime proiezioni è vedere la reazione del pubblico. È un continuo di persone che mi ringraziano per quello che hanno
vissuto vedendo il film, o perché spessissimo mi succede anche che gente torna al cinema o alla proiezione perché vuole portare gli amici a vedere il film, perché ti rendi conto di come un semplice film possa far bene alle persone. Perché oggi i media ci sono soltanto a parlare di cose brutte? Ma questa bruttezza influenza la vita delle persone, perché ti convince che la vita è che il mondo fa schifo. Ah, proviamo a raccontare un'altra visione del mondo, perché sono convinto che oggi il cinema ha un ruolo determinante nel risveglio delle coscienze e nel cercare di mettere in condizione le persone di fare una vita serena. L'Italia che cambia per me è un continuo percorso che oggi in realtà tutti insieme stiamo facendo, perché sono convinto che le cose stanno cambiando, sono convinto che c'è un grande risveglio, sono convinto del fatto che la gente è pronta per continuare a diventare parte del cambiamento. Quindi l'Italia cambia, siamo tutti noi che stiamo cambiando per rendere questo posto un mondo migliore. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.